Un'app a disposizione dei cittadini per segnalare situazioni in danno dell'ambiente. Firmato il protocollo d'intesa tra Parco del Partenio e Cratere degli Astroni alla presenza del presidente del parco, Francesco Iovino, il direttore della riserva naturale dell'oasi del WWF e del Cratere degli Astroni, Fabrizio Canonico, l'amministratore di Nexus SRL, Francesco Serino, e l'amministrazione di Ubstrat, Paola Neri. Si tratta di uno strumento importante per contribuire ad arginare il fenomeno degli incendi nei boschi che in Irpinia imperversa purtroppo già dalla primavera. Mettiamo a disposizione questo strumento dopo l'accordo con i carabinieri, abbiamo incentivato alcuni servizi sempre rispetto a queste problematiche per la salvaguardia dell'ambiente, quindi utilizziamo questo strumento anche per dare al turista un territorio in sicurezza, per cui non solo conservazione e salvaguardia, ma anche promozione del territorio. È un'app di informazione, eventi, enogastronomia, insomma tutto. Noi vogliamo assicurare il turista che venendo in questo territorio viene in un territorio sicuro dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Senta, Presidente, siamo già al 30 luglio, insomma, si può tracciare già un bilancio di quella che è stata la situazione incendi nel Parco del Partenio quest'estate? Finora mi sembra la situazione abbastanza sotto controllo. No, è una situazione abbastanza tranquilla fino adesso, speriamo che vada avanti così, perché cioè l'attenzione è cresciuta, anche, non voglio dire anche per quanto riguarda la nostra attività, ma vedo un'attenzione e una sensibilità rispetto a queste problematiche cresciuta.